corsia 4 e cuffia scura per la Hemskerk, corsia 5, cuffia argento per Federica. Sono entrate in acqua, è cominciata la finale mondiale dei 200 stile libero. Lo stile libero elegante della Hemskerk con gomito molto alto, probabilmente alcune altre atlete cercheranno di andarle dietro. Ieri ha girato in 55. La Pellegrini non può permettersi un passaggio di questo livello, di affrontare la gara in progressione. Certo che quando sei dietro 2,50 è davvero difficile mantenere la concentrazione. Passaggio 26,63, fenomenale Femke Hemskerk, mentre con il solito atteggiamento aggressivo prova ad andarle dietro Silke Lipok in corsia 1, parte alta della vasca, e lì vicino fa lo stesso tipo di gara in corsia 2 Sara Sjöström, mentre in basso Alison Schmidt mette sul piatto le proprie carte. E la virata dei 100 ci dirà anche come Federica Pellegrini ha affrontato questa gara, che la vede in svantaggio assoluto. Ora però è il momento di piazzare il terzo 50, quello della rimonta, se è nelle braccia e nelle gambe della campionessa del mondo in carica. Ancora un altro 50 da 29-2, 29-3 come quello precedente per la Pellegrini, che rimane attaccata ai piedi di Femke Hemskerk, che può sembrare una posizione così così, ma rispetto alla semi è un grande passo in avanti. La gara è ancora aperta, la gara la deve ancora vincere la Hemskerk, e la Pellegrini si sta avvicinando. Vira ai 150 metri Femke Hemskerk con il fiato di Federica Pellegrini sul collo. È una Pellegrini in rimonta pazzesca sulla Hemskerk, ora la va ad affiancare la Hemskerk, che cala un po' in questo finale. Bisogna però difendersi anche dagli attacchi lanciati da Camille Muffai in corsia 6. La Hemskerk che crolla, che non ne può più, ed una Federica Pellegrini stratosferica che lancia il finale verso la medaglia d'oro, verso la leggenda Federica Pellegrini, che vince un oro spaventoso, 1,55 e 58. Dalla storia alla leggenda, abbiamo una campionessa infinita. Cambia tutto intorno, cambia il mondo, cambiano le avversarie, e non cambia la regina. 1,55 e 58, ancora una volta di testa, di forza, di braccia, di cuore enorme, capace di capire la situazione, di leggere la gara in istante su istante, di andare a caccia dell'avversaria, di smontarla di passo su passo. Una vittoria, la prima atleta della storia a vincere il mondiale in 200 di fila. Non c'era mai riuscito nessuno, ci voleva Federica per scrivere la storia ancora una volta. Ed è per questo, Luca, che dalla storia Federica Pellegrini passa alla leggenda, e l'ha fatto con una gara magistrale, una gara incredibile. Non si è fatta prendere dalla fretta di recuperare subito sulla Hemskerk, che addirittura ha chiuso in settima posizione di testa. Aveva ben chiaro in mente quello che doveva fare, i primi due di assestamento, i primi 2,50, il terzo ha sparato la progressione, la rimonta. Nell'ultimo